Sì, allora intanto ringrazio i colleghi firmatari di questa mozione perché naturalmente, come già ha specificato il consigliere Ardu, ci trova assolutamente unanimi. Il punto è veramente del conferimento della cittadinanza onoraria. Come ben diceva il consigliere Fassina, il conferimento della cittadinanza è qualcosa di importante, ma è anche qualcosa di molto peculiare, qualcosa di molto particolare. È un caso veramente singolare che la città di Roma, la capitale d'Italia, non abbia un regolamento per il conferimento della cittadinanza onoraria. Stiamo provvedendo a questo. Ma è proprio nella direzione che sottolineava anche il consigliere De Priamo, ha una sua specificità che in questo caso va incredibilmente a sminuire quello che si vuole invece ottenere in favore di Zaki. Di questo ricercatore, di questo ragazzo. È evidente che noi italiani siamo particolarmente sensibilizzati al problema nei confronti dell'Egitto per il dramma che abbiamo tutti quanti chiaramente vissuto con Regeni, però è un dato di fatto che la democrazia si deve muovere, i paesi democratici si devono muovere in questo senso. Allora noi chiediamo ai firmatari di cassare la richiesta di conferimento della cittadinanza onoraria e magari sostituirlo con un'altra iniziativa. E io lancio un'idea, ma è un'idea fra le altre. Per esempio, adottare l'iniziativa dell'associazione Inoltre, Alternativa Progressista, così si chiama questa associazione. E molti comuni lo hanno fatto. Si tratta di sottoscrivere una lettera da spedire al carcere di Tola, ad altre istituzioni italiane, europee, alle ambasciate, e a questa iniziativa hanno aderito moltissime personalità. Comuni italiani e non solo, europarlamentari, parlamentari e esponenti del mondo culturale, quindi Amnesty International. Quindi questa è una iniziativa fra le altre. Però anche soltanto così come è concepita la mozione, togliendo quella indicazione sulla cittadinanza onoraria, sarebbe già perfetta così. Si potrebbe aggiungere qualcun altro, ma sempre nella direzione di una rilevanza internazionale e nazionale per lo stimolo che la città di Roma e il supporto che la città di Roma può dare alla risoluzione di questo caso che veramente ci trova tutti unanimi. Quindi io faccio questa proposta ai sottoscrittori perché anche personalmente, lo dico senza remore, ci terrei molto a votare una mozione di questo tipo. Grazie.